sapete, l'anno scorso Alfa Romeo ha presentato la nuova Giulia, un'auto che ha segnato un po' un nuovo inizio, una svolta per il gruppo italiano, in quanto la prima, dopo moltissimi anni, tralasciando 4C e 8C, con trazione posteriore, con un telaio rivisto, con distribuzione dei pesi 50-50 e caratteristiche tipiche da sportiva, partendo dalla base di gamma per arrivare poi alla quadrifoglio con motore Ferrari 510 cavalli, che ovviamente arriverà anche sull'auto che sto provando oggi, che è un'altra auto lanciata quest'anno, che segnerà un punto d'inizio per il marchio italiano, in quanto il primo SUV, la Stelvio. Oggi sto guidando la versione veloce benzina, quindi 2000 turbo benzina, 280 cavalli, 400 Nm di coppia. Esiste anche la versione veloce diesel, 2002 turbo diesel da 210 cavalli. Arriveranno nei prossimi mesi le versioni depotenziate con motori sempre 2000 turbo benzina e 2002 turbo diesel, con rispettivamente 200 cavalli e 180 cavalli. Quest'ultima versione anche in trazione solo posteriore, mentre queste, tutte quelle che ho elencato finora, sono, compresa questa, tutte trazione integrale. Direi che possiamo subito parlare un attimino di quelle che sono le cose state un po' criticate sulla Giulia rispetto magari alle concorrenti, ovvero la qualità degli interni. Diciamo che io non avevo mai provato la Giulia, avevo solo letto recensioni, viste eccetera, e tanti dicevano che sì, rispetto alle tedesche c'era meno qualità degli assemblaggi, dei materiali e varie cose del genere. Invece devo dire che salendo su questa Stelvio, che riprende completamente gli interni della Giulia con qualche insomma aggiustamento, qualche rivisitazione, la qualità l'ho trovata veramente eccellente. Partiamo, allora, va detto che questa qua che sto guidando non è la first edition, quindi non è la versione di lancio top praticamente di gamma, però una versione con un allestimento abbastanza ricco. Abbiamo infatti quasi tutto quello che c'è sulla First, a parte i cerchi da 20, qua abbiamo cerchi da 19 pollici e non abbiamo le pinze freno verniciate, poco altro, però abbiamo gli inserti, le modanature, le rifiniture in quercia, in legno, quindi veramente piacevole al tatto e alla vista, che si alterna al resto della plancia, che è in plastica morbida, veramente piacevole, con un effetto simil pelle, e alla pelle vera e propria che troviamo dovunque sulla plancia e anche sui sedili, che sono interamente in pelle, veramente bellissimi. In foto non mi facevano impazzire, ma dal vivo devo dire che sono veramente molto molto belli, molto comodi. Ci sono addirittura ovviamente le regolazioni elettriche con tre memorie, e abbiamo anche come option la possibilità di regolare i fianchetti qua per tenerci meglio in base al tipo di guida che vogliamo andare a fare, quindi veramente una cosa interessante. L'unica cosa che secondo me, lo dico subito, può invidiare alle tedesche è la lista degli optional, perché per il momento non ce ne sono tantissimi, anche se di serie abbiamo un sacco di cose anche di sicurezza, come per esempio il cruise control adattivo, oppure il rilevamento dei pedoni con frenata automatica e segnali acustici e un sacco di altre cose. In questo caso abbiamo un navigatore con display da 8.8 pollici che funziona molto bene, anche qua non abbiamo la connessione in rete e la connessione dati, non abbiamo il supporto per il momento, perché arriverà nei prossimi mesi, ad Android Auto, Apple CarPlay e tante altre piccole mancanze magari rispetto alle top di gamma di altre aziende concorrenti, e quando parlo di concorrenti, aziende e anche di auto concorrenti, mi riferisco in questa prova alla, non so, alla Macan della Porsche, ovviamente all'X3, all'X4 BMW, alla GLC Coupé, GLC normali della Mercedes, all'Audi Q5, al Range Rover Evoque e chi più ne metta. Scusate un attimo. Ok, quindi insomma queste sono le rivali. Dicevo, la lista degli optional è ancora un attimino scarna, però di serie abbiamo già un sacco di cose, secondo me, più che utili, interessanti e abbondanti, e ne arriveranno sempre di più. Parlando invece di guida, questo è il punto forte, perché questa è una macchina che quando si entra su questa macchina non si ha l'idea magari di entrare su un'astronave, come potrebbe succedere su altri concorrenti, per esempio la Porsche Macan o l'Evoque, che ho guidato moltissimo avendola in famiglia, o altre macchine simili. Si ha un'idea di entrare su una macchina nata per la guida, ovvero tutte le cose sono al loro posto, non ci sono pulsanti di troppo, semplicemente abbiamo un bellissimo volante, apro una parentesi, volante fantastico, perché abbiamo tasto accensione sul volante, che è una chicca,
Le dimensioni sono giuste, l'ergonomia è ottima, leggermente tagliato qua in basso e non ci sono troppi tasti sul volante, che è una cosa che di solito non mi piace. Abbiamo qua dietro i paddle veramente molto alti, imponenti, che non ruotano insieme al volante, sono fatti in alluminio e la qualità è veramente ottima, non hanno nessun tipo di gioco, quindi si riescono a utilizzare, non danno fastidio a utilizzarli, secondo me non sono affatto scomodi. Parlando sempre di volante, voglio dire che è leggero, scusate il gioco di parole, è un po' leggero per i miei gusti, ovviamente poi quando si aumenta la velocità diventa il carico volante aumenta, sicuramente per una guida prettamente sportiva potrebbe essere un po' più duro, però così per un utilizzo a 360 gradi direi che è veramente ben calibrato. Precisissimo, la macchina entra in curva appena tocchiamo il volante. Per quanto riguarda l'assetto, voglio precisare che al momento non c'è ancora l'option delle sospensioni adattive regolabili elettronicamente, arriverà nei prossimi mesi anche quello, insieme al differenziale autobloccante per la trazione posteriore, però va detto che anche questo assetto è veramente ben equilibrato, nel senso che l'ho guidato anche in modo abbastanza sportivo e non ha molto rollio, ovviamente ne ha più di una macchina più bassa, questa qua ricordo che è praticamente una Giulia rialzata di 19 cm rispetto alla terra, quindi veramente abbastanza alta. Tra l'altro, apro un'altra parentesi, troppe parentesi qua, i cerchi sono da 19 in questo caso con spalla 55, però devo dire, quindi spalla ok, abbondante, devo dire però che le buche non le sentite veramente neanche per sbaglio, quindi metodo di spalla, sospensioni e quant'altro, però ricordo cerchio 19 e in ogni caso preciso nuovamente che l'assetto non è solo comodo ma è anche molto valido quando si utilizza con una guida un po' più grintosa. Ovviamente non si può parlare di macchina sportiva per quel che mi riguarda, perché comunque parliamo di un SUV, quindi si può parlare di SUV con vedetta sportiva, che è una cosa differente. Devo dire che come agilità, anche grazie al peso non eccessivo di 1650 kg, dà l'idea di essere una macchina comunque più agile rispetto ad altre che ho provato di questo segmento, quindi in generale anche le sensazioni di guida sono fantastiche ed è un po' quello che Alfa voleva con la Giulia ma anche con questo Astrea, quindi secondo me sono riuscito in pieno a trasmettere anche questa diciamo vocazione sportiveggiante, pur essendo un SUV, pur essendo una macchina, una sport utility che si può utilizzare veramente in un sacco di occasioni. Adesso andiamo a vedere un attimo com'è l'esterno. Vi ho parlato fino adesso delle qualità dinamiche di guida, di agilità della Stelvio, però vediamo anche come da fuori queste qualità siano riprese dalle linee, molto sinuose, molto danno un senso di leggerezza alla macchina. Vediamo l'1.8 stondato qua, vedete, che riprende un po' simile a quello della Macan, sua diretta concorrente, oppure che riprende in parte il design, la parte posteriore della Maserati Levante, che è una cugina alla lontana, possiamo dire, con dimensioni più importanti. Qua parliamo di un SUV di 4,70 m circa, quindi un SUV diciamo non dei più grandi, comunque con buone dimensioni. Vediamo un attimo la panoramica della macchina, facciamo un giro. Qua possiamo vedere i gruppi, i fanali posteriori, i gruppi ottici, vedete, LED veramente molto belli. Cosa che salta subito ad occhio sono i terminali di scarico. Se ci avviciniamo ovviamente possiamo notare come lo scarico qua intorno sia soltanto lo scarico vero interno, qua è una cosa estetica, però fa decisamente una bella scena. Qua abbiamo l'estrattore, veramente bello grigio, che risalta sul nero e sul colore della carrozzeria che scegliamo. Logo Alfa Romeo. Poi vedremo anche la capacità, quanto grande è il bagagliaio. Intanto, scusate, abbiamo una Laura qua, quindi sentiremo un po' di urla. Avvicinati. Qua ovviamente abbiamo i cerchi, come abbiamo detto prima, sono da 19, non sono da 20, perché comunque non è la first edition, però è una misura media. Da 18 secondo me sono troppo piccoli su questa macchina, quindi consiglierei in ogni caso almeno i 19 pollici come misura, e già questo abbiamo un 235 55 R19, quindi una spalla abbastanza alta che sicuramente con i 20 si riduce, 235 di larghezza, che non è male, non sono le gomme più larghe che ho visto, però comunque non sono affatto male, anzi forse è meglio che non siano troppo larghe per i consumi. E non solo, vabbè, qua la fiancata come ho detto prima molto bella, mi spiace per le scritte, però già bene che riusciamo a fare questa recensione in tempi così veloci, e ringrazio appunto il gruppo Ferri per l'auto. Qua i cerchi, se ci avviciniamo un attimo vediamo anche le pinze, che in questo caso hanno la scritta Alfa Romeo, come vedete. C'è anche l'option per verniciarle, costa circa 400-500 euro. Dischi dei freni abbastanza grandi con un bel diametro, autoventilati sia sulla parte anteriore che sulla parte posteriore.
Qua vediamo il muso invece che è, insomma, decisamente molto molto bello, riprende in gran parte quello della Giulia. I gruppi ottici sono stati molto criticati in quanto non sono full LED ma sono LED e xeno. LED xeno. E qua la calandra tipica di Alfa Romeo, molto bella, peccato per questa placchettina qua, che ha qualche sensore, qualcosa, però non rovina più di tanto, sicuramente era meglio se avesse avuto soltanto la griglia. E la targa spostata, che è un altro elemento tipico di Alfa, che vabbè, non mi fa impazzire, però è sempre stato e lo terremo sempre così, perché appunto la calandra è molto sportiva per i miei gusti. Anche i fari riprendono le linee di tutta la carrozzeria, quindi belli curvi, belli agili, non saprei come definirli se non così. E anche qua sotto abbiamo questo simile diffusore che dà anche questo un po' di senso di velocità alla macchina, diciamo così. Adesso vediamo un attimo velocemente, scusatemi, mi cade il bandone, vediamo velocemente come ci sta nell'abitacolo, vediamo prima il bagagliaio, secondo me. Mi segua cameraman. Seguiamo. Poi ovviamente lì abbiamo una pinnetta simile un po' a quella delle BMW. Bagagliaio, qua leggiamo trazione Q4, bagagliaio che è ovviamente elettrico. Capienza molto molto buona, superiore a qualche concorrente. Possiamo vedere come ci stia uno zaino senza uno zaino, insomma, come uno zaino di queste dimensioni abbastanza grandi ci stia un sacco di volte, quante ne vogliamo. Anche il treppiede che usiamo per le riprese ci sta senza problemi. Abbiamo delle prese qua da 12 volt, dei ganci e le maniglie per abbattere i sedili con le luci di servizio, ovviamente. Qua abbiamo tutti i ganci per attaccare la rete e qua il pozzetto che aumenta un po' lo spazio utile. Abbassiamo i sedili, si può anche abbassare soltanto quello centrale, magari per gli sci o per qualcosa del genere. E poi abbiamo, scusate, qua abbattendo i sedili vediamo come il pianale, e togliendo la cappelliera, diventi veramente veramente grande, importante. Tiriamo su tutto e vediamo come si sta seduti. Arrivo. Allora, sediamoci. Intanto qua possiamo già farvi vedere qualche modanatura in quercia e le maniglie in alluminio con la... Ecco, forse questo dettaglio non è proprio di altissima qualità, visto che è in plastica leggermente ballerino, però a parte questo, come ho detto, la qualità è molto buona. Io devo dire che sono 1,79 m, ci sto bene, tanto spazio per la testa, tanto per le gambe, con il sedile anteriore impostato abbastanza indietro. Abbiamo la retina portoggetti, vieni vicino che possiamo vedere anche un po' la parte centrale. Abbiamo anche qua, si sta abbastanza comodi, se riesci a prendermi, abbiamo un bello spazio e devo dire abbiamo le luci qua in alto, abbiamo le bocchette dell'aria ovviamente e due prese USB per la ricarica con un piccolo vano portoggetti. Quindi in generale direi che anche per un viaggio lungo in 5 secondo me si può stare molto molto comodi. Qua ovviamente tutte le casse eccetera. Vediamo davanti come si sta seduti, direi che magari andiamo dalla parte del guidatore. Richiudiamo il bagagliaio. Andiamo a vedere una cosa molto bella e un po' scomoda per i miei gusti, però molto bella, ripeto. Il sedile ogni volta che scendiamo e chiudiamo la portiera si avvicina e si allontana, quindi adesso non funzionerà. Io accendo la macchina, se vado a chiudere la portiera, proviamo a vedere se riusciamo a farlo vedere, il sedile si muove in automatico. Adesso apro il sedile e chiudo la macchina e il sedile torna indietro da solo. Bene, quindi vi ho fatto vedere un po' una panoramica veloce dell'estetica, degli interni, anche della comodità nell'abitacolo. Devo dire che anche da questo punto di vista, secondo me, sia bagagliaio, sia insomma qualità in generale, anche comodità del bagagliaio, dell'abbattibilità dei sedili, eccetera, è ai massimi livelli. Come immaginavo, preso dall'entusiasmo, ho sforato un po' con i tempi, ma adesso cerco di velocizzare nelle conclusioni. Prima c'è un bello stradone, vi mostro l'accelerazione in dynamic, il suono del motore cambia, diventa più corposo e la risposta dell'acceleratore
è veramente fantastica. Sentite qua, veramente un'accelerazione incredibile, 0-100 in 5-7 per l'appunto. Non vi ho parlato del cambio, approfitto per, prima di concludere, anche parlandovi di questo, è un 8 rapporti ZF, veramente velocissimo. Quando si sta in normal, le cambiate sono fluide, comunque veloci, però non danno assolutamente fastidio, anzi sono molto confortevoli. Mentre quando si mette in dynamic, le cambiate diventano secche e ti danno anche quello strappo che personalmente apprezzo molto, che ricorda un po' un cambio manuale, molto molto veloce, ovviamente molto più veloce, ed è una cosa che personalmente apprezzo, ripeto, veramente tantissimo. Quindi anche il cambio premiato a pieni voti, non è un doppia frizione, però vi assicuro che sembra come velocità siamo assolutamente a quei livelli. Ok, parlando di conclusioni, prezzi, un po' criticati anche questi, non capisco il motivo, visto che di base questa versione parte circa da 52-53 mila euro per un motore con 180 cavalli veramente eccellente, con un'erogazione fluida, con insomma non serve neanche portarlo a 6.000 giri, già 5.000 giri, tra l'altro il limitatore è a 5.500, già 5.000 giri avete tutto quello che vi serve, potenza, coppia avete prima, la turbina entra quasi subito a 1.700 giri e sentite la macchina che va, devo dire che è una macchina per me eccellente. Quindi prezzo anche in linea con i concorrenti, però di serie abbiamo già parecchie cose, come optional ce ne sono pochi, come ho detto, ma arriveranno nei prossimi mesi. Quindi i prezzi secondo me assolutamente in linea, anche una full optional non superate per il momento i 65.000 circa. Il diesel costa circa uguale, le versioni ovviamente successive che arriveranno costeranno un pochettino di meno. Per quanto riguarda i consumi, ho provato solo questa versione e diciamo che chi compra un 280 cavalli magari non starà tanto attento o non gliene fregherà più di tanto se la macchina fa 9 o fa 13 con un litro. Questa comunque consumo medio è circa di diciamo 10 urbano extraurbano, poi ovviamente col piede allegro si va anche sugli 8 senza alcun tipo di problema. Comunque direi che per questo video è tutto, se avete altre domande come sempre fate nei commenti, mi scuso per l'audio ogni tanto che non è stato al top e per le riprese magari se ne possono fare di più, insomma è la prima recensione che facevo, quindi è la prima che faccio, quindi datemi tempo nelle prossime, ho già capito cosa cambiare, comunque datemi consigli, so già come attrezzarmi per rendere decisamente superiori le prossime riprese, i prossimi video. Quindi per questo video è tutto, un saluto da Lorenzo per Esperienza Bike e possiamo dire anche Esperienza Motori o Esperienza Automobile. Devo decidere ancora come chiamare la playlist delle recensioni delle macchine. Ciao!